e due Silhouette, Legend Car, lotta in famiglia, ma oggi l'ha assunta il più piccolo, quindi al secondo posto Gianfranco Catalano, vince Giuseppe Catalano, quindi stavolta il nipote si impone sullo zio, eccoli qua, complimenti, complimenti. Quindi Pietro, che il papà fa le reti di Gianfranco, perché Gianfranco oggi non l'ha digerita sicura questo. Complimenti ragazzi. Prototipi slalom P1, secondo posto Bartolo Lucchese. Appunto la classifica under 23, Giuseppe Catalano. Sei super, Yamaha. Altro premio per Giuseppe, che invito nuovamente qui. Ci vuole il carrellino ogni gara per te. Abbiamo un altro premio messo in palio dalla Vista Club di Partini. Siamo le migliori tre somme dei tempi, quindi al terzo posto Giuseppe Catalano, al secondo posto Nicolò in camisa, vince Rosario Prestiani, quindi somma dei tempi, classifica speciale particolare ideata dall'Armando Corse con i ragazzi della Sant'Angelo Mussaro Corse. Abbiamo dato vita alla Coppa dei Monti Sicani. Il regolamento prevede appunto la classifica per somma dei tempi nelle gare valevoli per la Coppa dei Monti Sicani, quindi congratulazioni. Ovviamente poi vi terremo aggiornati con la classifica, perché avete preso ovviamente anche dei punti per questo nuovo mini campionato ideato appunto dall'Armando Corse e dalla Sant'Angelo Mussaro Corse. Grazie. Insieme ai vari gruppi. Di piazza. Piazza 600. Magari di piazza, decimo assoluto. Poi facciamo una foto unica con tutto l'assoluto. Prego, accomodi da quella parte, grazie. Nono assoluto, Burgio Tommaso Massimo. Ottavo assoluto, Catalano Gianfranco. Burgio Tommaso Massimo c'è? Eccolo, eccolo, sta arrivando, ci raggiunge. Quindi Gianfranco Catalano. Andiamo avanti intanto con il settimo assoluto, Catalano Giuseppe, il nipote, quindi presumo che stiano arrivando insieme. Sesto, Ferraro Antonio. Al quinto posto assoluto, Angelo Cucchiara. Quarto posto assoluto, Prestiani Rosario. E adesso iniziamo con il podio assoluto dell'ottavo slalom Alto Ponte Re Buttone 2024. Al terzo posto assoluto, presidente della Trapani Corse, Nicolò in camisa. Grande presidente. Al secondo posto assoluto, un gran ritorno, tra poco comincerà a prendersi gusto, Andrea Raiti. Bentornato tra noi Andrea e complimenti per questo secondo assoluto. Altro fiere della Trapani Corse. E vince. Dimmi. Ok. Catalano Giuseppe Gianfranco, ottavo e settimo. E adesso. E adesso il vincitore dell'ottavo slalom automobilistico Alto Ponte Re Buttone 2024, Giuseppe Gianetta della Raw Racing, a bordo della Gloria di 5 Suzuki. Il mio tempo in gara 2, 162 e 94. Complimenti Giuseppe. Ecco il nostro podio assoluto, un altro applauso, tutto meritato. Benissimo, complimenti. E andiamo avanti con la nostra premiazione. Io mi chiedo dove trofeo.